Siamo qui a Francavilla Fontana, provincia di Brindisi, una bellissima iniziativa all'insegna della solidarietà, quella voluta da Giuseppe Iaia, titolare di Tenuta Cantagallo, in questo momento terribile di coronavirus. Ha infatti messo a disposizione, ha donato alla locale Croce Rossa, alla Croce Rossa appunto di Francavilla, 50 pacchi con generi alimentari. E allora sentiamo dalla viva voce di Giuseppe Iaia lo spirito di solidarietà, il voler essere uniti e il voler essere d'aiuto a chi purtroppo vive la condizione di bisogno. Un gesto fatto esclusivamente col cuore, nonostante questo periodo di crisi che anche le nostre strutture in questo momento chiuso, quindi capirete le nostre difficoltà, però fatto eternamente col cuore per la Croce Rossa di Francavilla Fontana, e qui in questo caso sono stati creati 50 confezioni generi alimentari a lunga scadenza, complete di mascherine e igienizzante. Abbiamo consegnato in questo momento alla Croce Rossa, dove provvederanno poi a sua volta a consegnare da una lista dal comune, che è stato già fatto credo, e poi loro provvederanno alla consegna. Ringrazio i responsabili della Croce Rossa e tutta la Croce Rossa per la loro disponibilità in questo momento. E sentiamo ora Francesco Salonne, che è il responsabile della Croce Rossa di Francavilla Fontana. Ringrazio Giuseppe per l'iniziativa, Giuseppe Iaia. Questi pacchi, come è stato ampiamente già detto da Giuseppe, verranno consegnati tramite le liste in continuo aggiornamento dei servizi sociali, grazie anche al prezioso aiuto degli operatori di Croce Rossa, tutti noi, della Protezione Civile e della Polizia Municipale, verranno consegnate ai più bisognosi. Siamo in costante aggiornamento con i servizi sociali del Comune. Le liste vengono aggiornate ogni 24 ore e siamo sicuri che 50 famiglie avranno sicuramente il pacco preziosamente costruito ad hoc per questa emergenza da Giuseppe Iaia. Grazie. E ricordiamo che domani 10 di aprile, oggi siamo in registrazione appunto il 9 di aprile, domani in quel di Taranto l'amico Giuseppe Iaia consegnerà altri 50 pacchi per la collettività tarantina.